Siamo gli amati, gli invitati a nozze. Siamo liberi di scegliere da che parte stare, ma soprattutto di rispondere con la vita all'amore folle di Gesù. Chiare e poetiche sono le parole di Papa Francesco nell'omelia della messa celebrata in Piazza San Pietro per la canonizzazione di 35 nuovi santi. 30 martiri brasiliani, sacerdoti Andrea de Sovera, Ambrogio Francesco Ferro e Matteo Moreira e 27 compagni protomartiri del Brasile. 3 martiri messicani, Cristoforo, Antonio e Giovanni, uccisi ancora adolescenti, e 2 sacerdoti europei, lo spagnolo Faustino Miguez, fondatore della Congregazione delle Suore Calasanziane, figlie della Divina Pastora, e l'italiano Angelo da Acri, frate cappuccino, predicatore nell'Italia del Settecento. Testimoni dell'amore di Dio che ci desidera, ci cerca e ci invita, che vuole con noi un rapporto fatto di dialogo, fiducia e perdono. E questa è la vita cristiana, una storia di amore con Dio, dove il Signore prende gratuitamente l'iniziativa e dove nessuno di noi può vantare l'esclusiva dell'invito. Nessuno è privilegiato rispetto agli altri, ma ciascuno è privilegiato davanti a Dio. Da questo amore gratuito, tenero e privilegiato nasce e rinasce sempre la vita cristiana. Commentando la parabola del regno di Dio paragonato ad una festa di nozze, il Papa ricorda come, anche se invitati, possiamo rifiutare, scegliere di sdraiarci sulle poltrone dei guadagni, dei piaceri, di qualche hobby che però fanno invecchiare il cuore, perché questo non si dilata ma si chiude. Noi, quando siamo feriti da torti e rifiuti, spesso coviamo insoddisfazione e rancore. Dio, mentre soffre per i nostri no, continua invece a rilanciare, va avanti a preparare il bene anche per chi le fa male. Oggi, perché così è l'amore, così fa l'amore, perché solo così si vince il male. Dio con noi non perde la speranza, tollera i capricci dell'io permaloso e pigro, ma a lui si deve rispondere rivestiti del suo amore, della veste bianca del battesimo, l'abito nuziale per Dio. I santi canonizzati oggi, i tanti martiri soprattutto, indicano questa via. Essi non hanno detto sì all'amore a parole e per un po', ma con la vita e fino alla fine. Il loro abito quotidiano è stato l'amore di Gesù, quell'amore folle che ci ha amati fino alla fine, che ha lasciato il suo perdono e la sua veste a chi lo crocifiggeva. Una veste che possiamo pulire andando a ricevere senza paura il perdono del Signore. È il passo decisivo, conclude Papa Francesco, per celebrare la festa dell'amore con Lui.